Allora, abbiamo concluso il terzo cammino di Lodi alle Torri, oggi è il 15 di luglio del 2024, adesso pregheremo la preghiera per la terra che trovate dietro questa cartolina e leggiamo insieme, preghiamo insieme a conclusione del cammino. Siamo stati a San Mesalonga, siamo stati a Suvalloso, San Marigosa, un pezzo di San Roccadunda ed eccoci qua di nuovo in questo stupendo posto che è la chiesa di San Lorenzo in Mandriola. L'architetto, che si chiamava Bianca, ha pensato di fare questo emiciclo stile nuraghe, quindi non potevo che andare a Barumini dopo che è stata disegnata questa chiesa a mo' di nuraghe, così lei l'ha pensata e progettata. Uno spazio bello dove i fedeli si siedono per ascoltare e partecipare alla messa, ma anche dove si ascolta la musica, ci si possono fare altre attività. Benissimo, prendiamo la preghiera. Dio Onnipotente, in tutto l'universo, nella più piccola delle tue creature, tu che ci ricordi con la tua presenza, tu quanto esiste, rivela la forza del tuo amore, la cura delle attività della vita, in ogni città, perché viviamo come sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di tutta terra. Tanto valgono ai tuoi occhi, risalgono la nostra vita, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento. Donne, godi di quanti sono. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature, luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni, vienici con la tua parola nella lotta, giustizia, l'amore e la pace. Amen. Allora, il prossimo cammino quale sarà? Faremo un cammino circolare, partiremo da Sograsto Bianco e poi saliremo fino alla Torre di Scavesai, scenderemo giù vicino allo stagno e ritorneremo al punto di partenza. Ecco, e quindi vedremo lo Scarabeo, vedremo la prima casa costruita nel 70-72, una casa particolare tipo stile spagnolo, sì, ma è una casa di Costa Smeralda, diciamo, eccetera. Peccato che il proprietario lo conosciamo, ma sta a Miami, quindi non so se riusciremo a vederla anche dentro. Grazie e arrivederci alla quarta puntata.